Conferenza stampa di presentazione del progetto dei lavori che interesseranno Via Romana e che vedranno coinvolti il Comune di Arezzo e la società Nuove Acque. Ci spiega il progetto Francesca Menabuoni, amministratore delegato di Nuove Acque. Sì, oggi abbiamo presentato i lavori che sono stati aggiudicati alla ditta esecutrice, quindi se ne prevede la partenza nei prossimi mesi estivi. Lavori che consistono in alcune sostituzioni e nuovi collettori e fognari proprio per cercare di separare al meglio quelle che sono le acque meteoriche e che vanno in realtà poi convogliate al reticolo superficiale da quelle che sono le acque vere e proprie di fognatura. Questa è una prima parte del lavoro, l'altra riguarda la creazione di alcune stazioni di sollevamento, stazioni di pompaggio di dimensione anche molto importante che ricevendo queste acque meteoriche poi le sollevano al torrente Vingone o al torrente Sellina. Quindi è un lavoro articolato che interesserà tutta la zona per tutto il 2022 e anche parte del 2023. E chiaramente la stazione di sollevamento, di pompaggio è un sistema complesso con apparecchiature elettromeccaniche, quindi è integrato e sarà integrato nel sistema di telecontrollo che gestisce l'impiantistica gestita da Nuove Acque, controllato H24. Partiranno a giugno i primi interventi di adeguamento del sistema fognario, grazie ai quali si fronteggeranno le problematiche di allagamento in occasione di piogge intense. Allora, quando si parla di rischio idraulico, la sicurezza non c'è mai, quindi si tratta di mitigare il rischio idraulico. E questa operazione è una grande operazione, soprattutto per Via Romana, ma io tendo a sottolineare l'importanza della sinergia che c'è stata, perché noi abbiamo seguito il progetto, seguiremo la direzione dei lavori e soprattutto, oltre a questa cosa qui, abbiamo anche contribuito per il 35% anche al costo. Come dire, questa è la cosa importante. È importante che poi alla fine i cittadini trovino un miglioramento di quello che è il rischio che in questi anni hanno subito. Come ha detto anche l'assessore, poi ci sono anche altri lavori a monte, perché chiaramente le fognature non possono contenere tutta l'acqua che riesce a piovere, perché se è una bomba d'acqua non si conterrà mai l'acqua di un fiume. E quindi questo è un pezzo di un progetto più ampio che va a regimare tutta l'acqua di quella zona. 2 milioni e 2, in cui diciamo grosso modo la metà parte ora a giugno, i lavori partono a giugno e finiranno diciamo entro la fine dell'anno, e poi il secondo lotto verrà concluso entro il 2023. Quindi sono tempi anche relativamente rapidi, ma comunque tempi, diciamo, che è il primo di questi lavori che vanno a mitigare il servizio, il rischio idraulico in quella zona. Quindi siamo stati veloci, ringrazio per questo l'amministrazione comunale, ma ringrazio anche i nostri tecnici che hanno lavorato, come dire, con solerzia e con grande professionalità per arrivare a questo punto.